lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Buongiorno, sono Alberto Scalvenzi, lavoro per un'azienda che si chiama Algebra e ricopro un ruolo di responsabile di manager di tutta l'offerta di tipo software applicativo. Noi offriamo alle aziende, normalmente medie aziende, tutto quello che è l'offerta di informatica, in particolare software applicativo piuttosto che infrastruttura. Algebra ha deciso di aderire a questo progetto perché crede molto nella collaborazione tra studenti e imprese, anche perché quando assumiamo delle persone spesso arrivano persone che hanno solo una preparazione teorica e questo, diciamo, un po' ci spiace, quindi il fatto di avere l'opportunità di offrire qualcosa di concreto da realizzare per noi è una cosa abbastanza importante. Ha lo scopo di fornire funzionali commerciali, quindi ai miei colleghi che vanno davanti ai clienti e che devono offrire una soluzione, uno strumento più semplice per poter, diciamo, configurare l'offerta verso il cliente. Oggi questo viene fatto attraverso un foglio Excel abbastanza complesso e senza una formazione adeguata diventa praticamente impossibile. E quindi il motivo per cui abbiamo realizzato questo progetto è quello di creare uno strumento flessibile che possa aiutare questi commercianti nel loro lavoro. Il risultato che pensiamo di ottenere è questa maggiore autonomia da parte dei commerciali, in modo che io possa occuparmi solo delle cose, delle eccezioni. Un altro motivo è sicuramente quello di fare qualcosa di concreto, cioè fare un esercizio poco utile o che ha una finalità soltanto didattica, forse dà meno soddisfazione di qualcosa che sapere, diciamo, che possa essere utilizzato. Siamo una classe quarta di 20 studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Bonarro Capuzzo di Trento. Partecipando a questo progetto abbiamo sviluppato particolarmente la competenza del lavoro di gruppo, ognuno condividendo le proprie conoscenze al servizio del team, analizzando i problemi in modo strutturato, concordando piani ed attività da svolgere in autonomia e risolvendo in modo creativo i diversi problemi. Da un semplice foglio Excel siamo riusciti a creare un programma in grado di gestire in modo efficiente un listino prezzi. Abbiamo lavorato a questo progetto nel periodo di alternanza scuola-lavoro e durante le ore di informatica. Abbiamo sviluppato un software per la gestione di un database di un'azienda che si occupa di fornire software gestionali per piccole imprese. L'utilizzatore del software sarà l'azienda stessa, che fornisce i listini, garantendone così l'aggiornamento costante. Abbiamo progettato e realizzato un'interfaccia grafica che rende più semplice l'inserimento, la modifica e la cancellazione dei dati dal listino rispetto all'accesso diretto al database. Ciò permette a chiunque, anche ad utenti alle prime armi, di interagire con esso. Il programma ha tre schermate. La schermata iniziale è quella di login, dove saranno richiesti nome utente e password. Una volta confermati, si passa alla scelta della versione di Aliante, ovvero di listino. La scelta è tra Aliante Start e Aliante Enterprise. Si aprirà poi una nuova finestra, dove vedremo le categorie da selezionare, i prodotti relativi alle categorie, con i loro codici e i loro nomi. Si arriva quindi a selezionare il numero di utenti per il prodotto con i relativi costo di licenza e di canone annuo. Il programma che abbiamo creato si sviluppa in tre interfacce. La prima schermata è quella di login, dove saranno richiesti il nome utente e la password. Una volta fatto l'accesso al portale, potremo scegliere che versione di Aliante utilizzare, Aliante Start o Enterprise. Una volta selezionata la versione di Aliante, ci troveremo nel vero e proprio listino. Potremo quindi scegliere la categoria con il relativo codice e il numero di utenti con i relativi prezzo di licenza e prezzo del canone annuo. Relativi alla categoria e al codice del prodotto selezionato, avremo anche il nome e la descrizione del prodotto. Sarà inoltre possibile aggiungere nuove categorie e nuovi codici, garantendo così una completa gestione dei listini. Questo programma invece permette di creare dei preventivi sulla base dei dati dei listini. Il software è sviluppato in tre schermate. La schermata iniziale permette di selezionare il numero di utenti e la versione di Aliante. A questo punto, nella seconda schermata, avremo un listino i cui dati saranno presi dal programma gestionale che abbiamo visto in precedenza. Potremo quindi scegliere la categoria e il prodotto contenuto dalla categoria. A questo punto acquistiamo,
possiamo acquistare più prodotti ed infine andare al carrello. Nel carrello troveremo esattamente quello che abbiamo comprato e avremo la possibilità di rimuovere eventuali prodotti che non ci servono più. Siamo una classe quarta, rifacciamo questo punto tecnico-tecnologico di utente serve per gestire le Buonarroti Boots, rifacciamo.